allo stand Bioisotherm Made Expo, giornata dedicata alla sismoresistenza e quindi alla garantire delle performance di resistenza agli eventi sismici, ma anche a tutelare le persone, quindi la sicurezza delle persone che abitano gli edifici, mantenendo tutte quelle caratteristiche di cui stiamo dibattendo, quindi una veloce, facile costruzione dell'immobile che garantisce di stare nei costi e nei tempi. Le tecnologie non mancano, le tecnologie altamente performanti, poco invasive. Questo è un messaggio che dobbiamo trasmettere alla cittadinanza, però è fondamentale la sensibilizzazione sul rischio sismico, sulla messa in sicurezza del nostro patrimonio edilizio e infrastrutturale. Si tratta però di puntare su politiche di incentivi fiscali di ampio respiro, andare a intervenire lì dove c'è un maggior rischio sismico e intervenire in scala sicuramente più ampia. La Sempre Rilance analizza il settore edile nel suo andamento e diciamo che in questi due anni, 2021 e 2022, c'è stata una forte crescita sostenuta dagli incentivi fiscali. Ad oggi, nel secondo trimestre 2023, vediamo un rallentamento dell'economia italiana. Gli incentivi permettono di effettuare delle costruzioni di qualità e anche a livello di sismica e di efficientamento energetico fondamentali per avere delle costruzioni migliorative. Mio marito arriva a casa e mi dice: Elisa, compriamo un immobile da demolire e ricostruire. Era stato in un mio cantiere, aveva visto il sistema Bioisotherm e quindi abbiamo detto: dobbiamo ridurre i tempi perché dobbiamo farci un mutuo. Quindi la soluzione qual è? Una sola, in quanto la tecnologia fornisce una costruzione in tempi molto ridotti. Ad oggi il mercato delle costruzioni richiede che gli edifici siano antisismici. Bioisotherm propone un sistema costruttivo che aumenta le performance. Stiamo parlando di edifici sismoresistenti, cioè oltre a proteggere l'incolumità delle persone che ci abitano, mettono in salvaguardia anche l'edificio stesso, annullando quelli che sono i costi di post riparazione una volta danneggiati. Il concetto di sostenibilità negli ultimi anni si è molto evoluto, è cambiato. C'è un altro tema importantissimo, che è quello del benessere delle persone che vivono negli spazi costruiti nuovi o ristrutturati. Di tutto questo parleremo nel prossimo talk.